se avete sentito Renzi, ha detto di qui a ottobre andremo casa per casa, porta a porta, a spiegare le ragioni del sì. La domenica mattina in pratica, mentre uno è lì tranquillo che si fa la doccia, squilla il citofono, uno dice i testimoni di Geova, peggio, li rimpiangeremo i testimoni di Geova. È lui che arriva con la valigetta 24 ore, a spillina basta un sì, a torre di guardia in mano, sono Renzi, faccia entrare un premier stalker. Del resto le statistiche parlano chiaro, i 2/3 delle molestie avvengono proprio tra le mura domestiche. A quel punto uno o chiama il 113 o chiama il 118, se ha dei bambini in casa anche il telefono azzurro, oppure la Neurodeliri. L'alternativa è farlo entrare e rispondere. E non è facile, perché gli argomenti del sì, come vedremo questa sera, sono formidabili, inoppugnabili, invincibili, irresistibili. Infatti, lui ha già annunciato 10.000 comitati del sì, con 100.000 volontari da scatenare in giro per l'Italia, una scena da film dell'orrore, un esercito di replicanti tipo zombie, e li ha dotati di un bel catechismo, proprio con tutto il verbo renziano in pillole, per evangelizzare noi poveri profani. L'ha scritto un professore di Firenze, un certo Carlo Fusaro, che pare sia quello che una volta ha promosso la Boschi in diritto, una responsabilità storica terrificante. Da allora si crede una giureconsulta, si crede la reincarnazione di Calamandrei. In questo catechismo ci sono tutte le beatitudini, i santi, le madonne, gli angeli e i demoni. Non ve lo posso leggere tutto naturalmente, ma a spizzichi qualcosa vi dico di questo catechismo. Pelino Alfano non ha avuto un ruolo diretto nella riforma costituzionale, ma senza il suo contributo e quello della sua componente, NCD si chiama, è il nuovo centro detenuti, è l'acronimo proprio del nuovo centro detenuti, le riforme sarebbero restate al palo. Quindi buono Alfano, perché senza di lui appunto non saremmo dove siamo. Poi ci sono le Madonne. Maria Elena Boschi, che stasera avremo finalmente qui, io l'ho inseguita per mesi per avere un faccia a faccia in TV, non ha mai accettato, ma adesso ci siamo riusciti proprio dopo un inseguimento, una fatica enorme. Le abbiamo dato anche le domande perché si preparasse e alla fine ha accettato, quindi fra poco sarà qui con noi per discutere. Scrive il catechismo renziano. Conoscendone la determinazione, la grinta e soprattutto la capacità di applicazione, di studio e di lavoro, Renzi l'ha nominata in un ruolo chiave, ministro per le riforme e i rapporti con il Parlamento. Ha così lavorato fin dall'inizio sui dossier delicatissimi della riforma elettorale e costituzionale, con eccezionale costanza e puntualità, conquistando stima generale. Se c'è una madre delle due riforme, questa è lei. Quindi, se c'è una madre, è la Boschi. Ma eccone un'altra di madre. Angela Finocchiaro, c'è scritto nel catechismo, sarebbe Anna, perché Angela fa la comica ufficialmente, mentre la Boschi soltanto senza accorgersene. Quindi, Anna Finocchiaro è sicuramente con Maria Elena Boschi l'altra madre della riforma, quindi è una famiglia numerosa, questa ci sono già due madri della riforma e non avete ancora sentito i padri. Giorgio Napolitano è il vero padre del tentativo di salvare la 17ª legislatura attuando finalmente le riforme da tanto tempo attese, quindi prendete nota, bisogna chiamarlo padre, padre Napolitano. E non è l'unico, attenzione, ce n'è un altro, Matteo Renzi. Presidente del Consiglio a meno di 40 anni, è nato nel 1974, è l'enfant prodige della politica italiana nel terzo millennio. Naturalmente è lui il padre, se ce n'è uno, delle riforme istituzionali, ma abbiamo visto che ce n'era già un altro, quindi abbiamo due madri e due padri. Praticamente è una riforma figlia di tanti genitori, una specie di santissima quaternità proprio. Poi ci sono i mezzi santi, quelli che sono buoni ma non troppo. Denis Verdini, discusso senatore, ha subito numerosi processi, avrebbe favorito il patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, non ha però seguito il suo leader nella rottura del gennaio 2015, deciso a sostenere comunque le riforme. Il suo ruolo numericamente non decisivo, se non c'è lui cade il governo, però loro dicono che non è decisivo, è stato rilevante per limitare l'influenza di quegli oppositori interni del PD brutti,
in Parlamento, che sin dalla formazione del governo Renzi si contrappongono a quasi tutte le principali iniziative dell'esecutivo, di cui vivaci e insistite polemiche fuori e dentro il PD. Ecco perché ci sono polemiche su Verdini, perché ha sostituito quei brutti cattivi dell'opposizione interna del PD che non volevano votare le riforme. Sul fatto che abbia una condanna per corruzione in primo grado e 6 per invia a giudizio, invece non è il caso di fare polemica, quindi quasi santo. Poi ci sono i santi mancati, quelli che avevano cominciato bene e poi a un certo punto sono stati traviati dalle cattive compagnie. Il primo è Roberto Calderoli, ve lo ricordate, quello del Porcellum, pensavate che non avesse più ruoli e invece no. Prima ha concorso con Angela Finocchiaro, Aridaie sarebbe sempre Anna Finocchiaro, quale correlatore a definire il testo della riforma costituzionale. Poi l'ha completamente rinnegata, quindi aveva cominciato bene perché aveva scritto anche lui con le sue zampine di Porcellum la riforma costituzionale insieme alla Finocchiaro e alla Boschi, poi purtroppo è successo qualcosa. La riforma comunque deve considerarsi, almeno in parte, anche una sua creatura. Ricordatevene, quando voterete a ottobre tra il sì e il no, se dite sì a una riforma dove ci sono le impronte digitali anche di Calderoli. Non bastando il Porcellum, hanno deciso di dargli un'altra chance e lui non si è risparmiato. L'altro santo mancato, Silvio Berlusconi. Ha governato fra le polemiche con esiti deludenti per 10 anni, si è rivelato premier di capacità modeste e leader non in grado di tenere unito il proprio campo. Ecco, se c'è una cosa che tutti condividono proprio, è che il principale difetto di Berlusconi è che non ha tenuto unito il proprio campo e si è rivelato premier di capacità modeste. La P2, la mafia, i fondi neri, la corruzione, le sentenze comprate, le frodi fiscali, sono cazzate. Non ha tenuto unito il proprio campo, questo è il vero problema di Berlusconi. Tutto ciò al di là delle vicende giudiziarie riguardo alle quali è probabile che abbia subito un trattamento non del tutto equilibrato. L'hanno perseguitato, questo scrive il catechismo renziano, quindi è martire, se non santo, almeno martire. Ora, sentite qua, perché adesso viene il brutto. Ora è intruppato con gli avversari della riforma, 5 Stelle, Lega e SEL, al fianco di quei costituzionalisti ansiogeni, questi costituzionalisti che fanno venire l'ansia, la tachicardia proprio, che a tutto si oppongono da sempre e in particolare alle riforme fatte senza chiedere loro il permesso. Vedi Zagrebelsky. Ecco, quindi Berlusconi aveva cominciato benissimo, aveva scritto la riforma insieme a Renzi e alla Boschi, poi a un certo punto ha incontrato Lucignolo e si sa cosa succede frequentando le cattive compagnie, si sbaglia strada e infatti ha incontrato Zagrebelsky e lì non c'è stato più verso, è diventato cattivo da buono che c'era. E vediamolo infine il demone, il diavolo fatto persona, Gustavo Zagrebelsky. Prestigioso accademico, già membro della Corte Costituzionale, è la figura di maggiore spicco di tutto un mondo di professori nemici delle riforme costituzionali sin dagli anni 70 e non ha mai cambiato idea. Ecco, questo putribondo figuro, invece di fare il voltagabbana come tutti gli altri, è rimasto coerente, una cosa veramente vergognosa che viene segnalata in questo catechismo renziano. A lungo osteggiò le riforme berlusconiane e lì faceva bene, no? Perché le faceva Berlusconi, ma adesso avrebbe dovuto dire di sì a Renzi, che fa le stesse cose che tentava di fare Berlusconi per coerenza, e invece lui niente proprio, è rimasto contrario. Ora osteggia con la medesima grinta, carica ansiogena, anche lui fa venire proprio la tachicardia e assoluta incapacità di fare i conti con la realtà, le proposte del governo Renzi, cioè del PD, cioè del maggiore partito di sinistra o centrosinistra dell'intera Unione Europea, componente rispettata del Partito Socialista e Democratico Europeo. Quindi cattivissimo proprio questo Zagrebelsky, non si salva, è rimasto della stessa idea fin dagli anni 70, quindi una merda proprio totale da condannare, il più cattivo di tutti. Naturalmente con questo catechismo in mano la campagna del sì sta andando proprio alla grande, una specie di epopea, c'è Maria Etruria Boschi che batte l'Italia come la Madonna Pellegrina, mentre Renzi si infila nelle nostre case, lei si imbosca nelle università. Non so se avete visto anche su YouTube, la mettono sotto anche gli studenti del primo anno, anche del primo giorno, ma lei immarcescibile, non se ne accorge e continua imperterrita. Un giorno, per convincerci a votare per il sì, dice che chi vota no vota come Casa Pound, cioè tutti quelli che votano no sono dei nazifascisti praticamente. Purtroppo risulta che votino no anche i partigiani dell'AMPI, dell'Associazione Nazionale Partigiani, all'unanimità, il che è un po' difficile iscrivere i partigiani dentro Casa Pound e nazifascismo, ma lei ci
ci sente naturalmente, non ci perde d'animo e dice: quelli del no sono dei falsi partigiani venuti dopo, i partigiani veri votano tutti per il sì, tanto essendo quasi tutti morti non la possono smentire. Ovviamente uno dei pochi partigiani superstiti è appunto Denis Verdini, l'abbiamo già citato, lui sì che è un vero partigiano, proprio lui ha fatto la resistenza nelle brigate Berlusconi dentro i cavò del Credito Cooperativo Fiorentino, che poi è finito in bancarotta, mentre il padre della Boschi, Pierluigi, armi in pugno, fazzoletto rosso al collo, svuotava i cavò di Banca Etruria, proprio due partigiani a Verne così. Purtroppo anche i 56 maggiori costituzionalisti italiani, fra cui 10 presidenti emeriti della Corte Costituzionale e 5 vicepresidenti emeriti della Corte Costituzionale, aderiscono al no. Ma Renzi e la Boschi mica si arrendono, anzi, dicono che sono tutti gufi, professoroni, rosiconi, archeologi travestiti da costituzionalisti che difendono il codice di Hammurabi, questo ha detto il nostro presidente del Consiglio, e l'Unità, che è il suo giornale preferito, ha pubblicato un articolo di due signori che sono marito e moglie, si chiamano Vassallo e Gualmini, che sono un po' i Jalis del costituzionalismo italiano, che hanno scoperto che questi 56 costituzionalisti non possono avere ragione. Perché? Perché sono troppo anziani, hanno un'età media di 69 anni, quindi sono tutti rincoglioniti per definizione. Invece Napolitano, che ne ha solo 92, volete mettere la lucidità di quell'uomo proprio. Intanto però Renzi e la Boschi stavano dando la caccia, anche ricerche coi cani da valanga, proprio di alcuni testimonial del sì, diciamo più freschi, più attuali, più contemporanei, più giovani di questi vecchiacci costituzionalisti del no. E alla fine ne hanno trovato addirittura quattro, proprio dei virgulti appena nati: Enrico Berlinguer, Nil De Jotti, Palmiro Togliatti e Pietro Ingrao, che purtroppo non hanno potuto smentire anche loro, ma per fortuna hanno lasciato dei figli che si sono incazzati moltissimo contro l'appropriazione indebita dei loro genitori e hanno minacciato di denunciare Renzi e la Boschi per appropriazione indebita e vilipendio di cadavere anche. Così Renzi e la Boschi hanno dovuto fermarsi proprio sul più bello mentre stavano ravanando nei cimiteri per riesumare le tombe di De Gasperi, di La Pira, di Moro e di Dossetti. E vabbè, pazienza. Intanto però avevano trovato l'asso nella manica. Una lista di 250 professori, tutti per il sì, e tutti vivi, pensate che culo, no? Li avevano trovati proprio tutti vivi. Ma che dico professori? Renzi ha detto: questi non sono professori, questi sono scienziati proprio, tutti del sì e quindi scienziati. Purtroppo tra questi 250 non ce n'è nemmeno uno che insegni diritto costituzionale, questa è la cosa che li accomuna, nessuno capisce niente di Costituzione, o meglio uno l'avevano trovato, Augusto Barbera, infatti l'avevano mandato alla Corte Costituzionale, poi purtroppo è stato indagato perché pare che truccasse i concorsi universitari per favorire i figli di un suo amico. Forse questi costituzionalisti, forse i costituzionalisti in questa lista del sì mancano perché i costituzionalisti votano tutti no, quindi non ne hanno trovato nemmeno uno che votasse sì, o forse non li hanno proprio cercati. Sapete, i costituzionalisti sono dei personaggi pericolosi, è gente che la Costituzione l'ha addirittura letta, pensate, no? E soprattutto l'ha capita. Confrontandola con quella scritta dalla Boschi e da Verdini, hanno anche capito che differenza c'è e tendenzialmente preferiscono quella del 48, no? Quella dei padri costituenti, più che non quella dei padri ricostituenti. Brutta gente, meglio non svegliare il can che dorme, non li hanno interpellati e si sono buttati su professori di tutt'altre discipline, che sono gente un po' più di bocca buona, così almeno sperano loro. Vediamo cosa insegnano questi 250 professori, anzi scienziati, del sì. Psicopatologia, marketing, fisica medica, datazione e diagnostica, giudaistica, anatomia umana e disabilità, sistemi radiomobili, neurologia, chimica, analitica, comunicazioni elettriche, petrologia e petrografia, elettrotecnica, ingegneria dei sistemi di trasporto, è la più diffusa in questa lista, sono tre che insegnano scienze dei trasporti, alla pari con quelle di chirurgia generale. Seguono algoritmi, psicotecnologie, filologia slava,
geometria, endocrinologia, produzione edilizia, va molto la produzione edilizia, storia medievale, fisica nucleare e subnucleare, reumatologia, eccetera. Mancano solo applicazioni tecniche e ginnastica, ma prossimamente ne trovano qualcuno anche di quelle materie. Molto utili i professori, anzi gli scienziati di psicopatologia per studiare le pulsioni autoritarie del nostro premier, fisica delle particelle elementari per una ricerca approfondita del cervello della Boschi, casomai si trovasse qualcosa, storia dei paesi arabi per apprezzare il livello di democrazia di questa riforma, che al confronto dei paesi arabi, tendiamoci, averne, oftalmologia per riuscire a scovare qualcosa di positivo in questa enorme boiata, e soprattutto gastroenterologia e chirurgia digestiva per riuscire a digerire questa sbobba immonda e indigeribile. Insomma, un esperto di stomaco in questi casi fa sempre comodo. Nella lista non si sa a che titolo c'è pure Enzo Scotti, che non è omonimo del ministro democristiano, è lui proprio, lo chiamavano Tarzan, e ancora salta di liana in liana, proprio pare che insegna all'università di Malta, pensate. Poi c'è il giudice in pensione Vincenzo Carbone, che è solo imputato per la P3, quindi averne anche di Carbone. Poi c'è uno stuolo di collezionisti di incarichi pubblici, consulenze, tessere di partito. Poi c'è Paolo Crepè, col suo bel maglioncino rosa, direttamente dai plastici di Porta a Porta. E infine Susanna Tamaro. Susanna Tamaro non si sa cosa insegna, ma comunque ce l'hanno messa. E attenzione, il pezzo da 90 degli scienziati, 250 del sì, è, lo cito come segnato, Federico Moccia, scrittore. Insegnerà lucchettologia all'università di Ponte Milvio, non si sa, pure Federico Moccia. E non ci hanno messo Gigi Buffon. Gigi Buffon, in un'intervista all'Unità, ha dichiarato che gli piace un sacco Renzi, la Boschi figuriamoci, e si è appassionato proprio addirittura dell'Italicum, della riforma costituzionale, gli piacciono proprio tutti i tecnicismi più sottili, non ha ancora una cattedra, ma adesso qualche honoris causa ci scappa anche per lui. E non abbiamo calcolato altri prestigiosi sostenitori del sì, per esempio il professor Massimo Cacciari, che è molto persuasivo, ha detto in televisione: questa legge è una puttanata, cioè, però voto sì perché non ho la faccia per votare no. Ma fatela prestare, no? Se è una puttanata, chiedi la faccia in prestito a qualcuno. E nemmeno il grande Roberto Benigni, che per 20 anni ci ha fracassato i coglioni con la Costituzione più bella del mondo, ci ha anche fatto un discreto gruzzolo con uno spettacolo intitolato proprio La più bella del mondo, che è andato in onda 4 anni fa alla RAI, quando la Costituzione era minacciata da Berlusconi, no? Adesso il 3 maggio era all'Università di Siena e ha dichiarato, anzi di Pisa, e ha dichiarato: sono orientato per il no. Poi un mese dopo, il 2 giugno, questi geni che comandano la RAI renziana hanno deciso di rimettere in palinsesto la replica del suo spettacolo La Costituzione più bella del mondo. Poi qualcuno gli ha telefonato e gli ha detto: ma siete deficienti, quello vuole riscriverne un terzo della Costituzione, voi gli mandate in onda Benigni che dice la Costituzione è la più bella del mondo e non si tocca, volete ritrovarvi anche voi sotto un ponte, magari sotto il ponte Milvio con Moccia a mettere i lucchetti, forse è meglio evitare. E allora quelli hanno detto: cazzo, è vero, adesso come facciamo? Li ha levati d'impaccio lo stesso Benigni, che ha fatto un piccolo prologo da appiccicare alla replica, dove praticamente diceva: là dove dico bella dite brutta, là dove dico mai dite sempre, là dove dico no dite sì, no? E il problema è risolto, e ha beccato altri 250.000 euro per i diritti della replica. E poi ha dato le sue spiegazioni del fatto che nel giro di un mese ha cambiato dal no al sì senza soluzione di continuità. Ha fatto un'intervista a Ezio Mauro su Repubblica dove si è proprio pentito pubblicamente. Ha premesso: la Costituzione farebbero bene ad attuarla prima di pensare a cambiarla, e quindi sembrava partire bene. Poi ha aggiunto: la Costituzione è scritta in una lingua meravigliosa, mentre quella riscritta dalla Boschi è scritta male, è pasticciata. Allora uno dice: allora voti no, giusto? Quella è meravigliosa, scritta benissimo, bisogna attuarla prima che cambiarla, quell'altra è una schifezza, scritta male, pasticciata, voti no. Dice: no, ho dato una risposta frettolosa quando ho detto che se c'è da difendere la Costituzione con il cuore mi viene di scegliere il no.
ma con la mente scelgo il sì. Ecco, di solito uno ha il cuore più vicino al portafogli, lui no, ha la mente più vicina al portafogli, e quindi alla fine ha prevalso purtroppo la mente. Tenetevi forte, perché la sua motivazione del sì è formidabile. Se non passa la riforma è un guaio, perché questa riforma, quella pasticciata, quella scritta male, è meglio del nulla. Ma se non passa la riforma non resta il nulla, resta la Costituzione del 48, la più bella del mondo, quella scritta meravigliosamente, quella che bisognerebbe prima attuarla che cambiarla. E insomma, la logica di Benigni si è un po' persa. Vabbè, ve lo dicevo che gli argomenti del sì sono convincentissimi. Renzi e la Boschi hanno addirittura ingaggiato un guru americano, Jim Messina, è quello che aveva consigliato a Cameron di fare il referendum sulla Brexit, e ha detto vai tranquillo che vai bene. È come farsi consigliare da Fassino. Avete presente Fassino, no? Grillo vuole fare politica, faccia un partito, vediamo quanti voti prende. Signor Appendino, si sieda qui al mio posto, poi decideranno gli elettori. Quelli manco ci pensavano a candidarsi, né Grillo a fare un partito, né l'Appendino a correre per sì. Quando hanno sentito Fassino hanno detto, beh, buona idea, mi candido. E infatti Fassino adesso sta sotto un ponte, non ponte meglio, sotto un ponte del Po, a mettere dei lucchetti, anche lui. Ecco, Jim Messina sta consigliando Renzi, infatti appena è arrivato Jim Messina è stata proprio una svolta. Tra l'altro non si capisce per quale motivo Renzi e la Boschi abbiano chiamato un esperto americano, come se non riuscissero a sparare abbastanza cazzate da soli, senza bisogno di aiuti esterni proprio. Finora ci avevano spiegato che se vince il no, nessuno farà più riforme, eccetera, eccetera. E poi hanno cominciato proprio a raffica a descrivere il panorama terrificante che ci si presenterebbe davanti se dovesse vincere questo meraviglioso no. Allora, che cosa ci succede se vince il no, secondo Renzi e la Boschi? L'Italia sarà ingovernabile, tornerà nella palude, cadrà in preda all'instabilità e alla speculazione, risalirà lo spread, non avremo più riforme per 30 anni, saremo il paradiso degli inciuci, perché adesso invece vincerà un'armata Brancaleone di falsi partigiani alleati di Casa Pound. L'Europa non ci si filerà più, mentre invece adesso ci filano un casino, ma soprattutto Renzi e la Boschi, lo scenario più terrificante, andranno a casa e forse si porteranno via anche Padova. Prossimamente su questi schermi altre puntate del Se vince il no, che sta diventando come un tormentone. 7 anni di guai. Tutte e 10 le piaghe d'Egitto torneranno appositamente con qualche variante referendaria. Invasione di mosche, zanzare, rane, pidocchi e cavallette. L'acqua diventerà sangue, uomini e animali si ricopriranno di ulcere e foruncoli. Pioveranno fuoco, ghiaccio e anche merda, questa ce l'ho aggiunta io così. Caleranno le tenebre 24 ore su 24, inclusi i festivi. I primogeniti maschi moriranno tutti, ci sarà una grande moria delle vacche, come voi ben sapete. Ecco perché il governo qualche anno fa, anzi qualche mese fa, ha abolito il reato di abuso della credulità popolare, ma si è scordato di depenalizzare la pubblicità ingannevole, tant'è che non si capisce perché i comitati del no continuano a protestare, perché in Rai e in Mediaset non li fanno parlare e fanno parlare solo i sì. Sapete che il presidente professor Pace dei comitati del no ha avuto ben 79 secondi sul TG3, mentre i comitati del sì avevano 79 minuti, cioè praticamente il nulla più assoluto. Eppure non dovrebbero lamentarsi, perché più parla il sì, più il no sale nei sondaggi. È una cosa incredibile. Dovrebbero stare proprio completamente zitti e lasciar parlare soltanto il sì. Più Renzi e Boschi fanno pubblicità Progresso, più nei sondaggi sale il no. Tant'è che l'avete visto, i candidati ai ballottaggi, Fassino, Giachetti, avevano implorato Renzi e la Boschi tanto di non farsi vedere nei loro paraggi per evitare di perdere voti, ma anche di starsi zitti possibilmente fino al giorno dei ballottaggi. Invece quelli hanno continuato a parlare e avete visto cosa è successo. Hanno vinto l'Appendino e la Raggi. Disperati dall'effetto boomerang hanno cercato di riparare, ma non c'è stato verso. È più forte di loro. Renzi e la Boschi non riescono a starsi zitti, continuano imperterriti a farsi dei danni. I parenti a casa sono preoccupati, temono che non possano che peggiorare.
Se a 5 mesi dal referendum questi sono ridotti in questo stato, figuratevi a 5 giorni o a 5 ore o a 5 minuti dal referendum, avranno gli infermieri che li portano via con la camicia di forza, tanto sono nervosi già ora. Adesso, ma queste sono solo indiscrezioni filtrate dallo staff di Jim Messina, pare che Renzi e la Boschi vogliono tappezzare l'Italia con degli enormi manifesti 60x30, con uno slogan che è proprio l'arma fine del mondo, è quello decisivo. Se vince il no, diventerete ciechi, anche se non vi fate le pippe. Secondo me questo funziona alla grande. Ma attenzione, non perdiamo altro tempo, perché è venuto il momento, se dalla regia sono pronti, di far entrare, di accogliere proprio la nostra graditissima ospite con cui discuteremo di queste grandi riforme. Signore e signori, accogliamo con un bel applauso il ministro delle riforme istituzionali, ma anche dei rapporti col Parlamento, ma anche delle pari opportunità, Maria Elena Boschi. Preparata, le abbiamo dato le domande, vedo che si è portata gli appunti. Certo. Saremo leali e non usciremo dal programma concordato. Allora, partiamo proprio da People Have the Power, la canzone di Patti Smith che è diventata l'inno del sì. Ecco, perché avete scelto proprio questa canzone come inno del sì? L'ha scelta Renzi, l'ha scelta lei, chi l'ha scelta? Ma onestamente non so chi l'ha scelta, credo Matteo Renzi, non io comunque. In ogni caso Patti Smith ha scritto delle bellissime canzoni e poi ha fatto un concerto molto bello qualche tempo fa proprio a Firenze e quindi credo che piaccia molto a Matteo Renzi. Poi ovviamente nella scelta del testo La gente ha il potere abbiamo voluto dire proprio come l'ultima parola aspetti ai cittadini. Il referendum infatti è una grande possibilità di partecipazione per tutti noi cittadini. Pensi che sono nati spontaneamente 750 comitati per il sì, quindi non è una riforma del governo, ma è una riforma di tutta la comunità, molto semplicemente. Ecco, a proposito di People Have the Power, io partirei dalla sua legge elettorale, no? L'Italicum, che oltre alla sua prestigiosa firma porta quella ancora più prestigiosa, se possibile, di Denis Verdini. Beh, Verdini è con noi per le riforme fin dall'inizio, dovrebbe apprezzare la sua coerenza come già in fondo lo apprezzava quando votava la fiducia al governo Letta. Veramente io non ho mai apprezzato Verdini né prima né dopo, semmai è lei che lo apprezza un po' a targhe alterne. Molto pungente, direttore Travaglio. Fatti chiamare da Grillo, fatti chiamare! Come dici, scusi? Sì, che la chiave di tutto è l'Italicum, una buona legge che funziona bene perché la sera delle elezioni già si sa chi ha vinto. Non è pensabile che in meno di 70 anni di storia ci siano stati 63 governi. Con l'Italicum finalmente avremo la possibilità di dire per 5 anni sappiamo chi prende le decisioni. Dopo quei 5 anni chi ha governato non ha alibi, non può dire non ho fatto in tempo, non avevo le forze in Parlamento e quindi saranno proprio i cittadini a scegliere se merita ancora la fiducia o se bisogna cambiare, molto semplicemente. Ecco, guardi, le do un'altra notizia. Si è sempre saputo la sera delle elezioni, il massimo il mattino dopo, chi avrebbe governato e chi no. Le sembra normale che il primo partito, anche se rappresenta solo il 25% di chi va a votare, che poi di solito è il 15% dei cittadini italiani, si vada a mettere in tasca il 54% dei deputati alla Camera? Le sembra democratico? Certo, perché così la sera delle elezioni già si sa chi ha vinto, così si evitano gli inciuci in Parlamento e i trasformismi dopo le elezioni, molto semplicemente. Vabbè, vedo che è un disco rotto questa sera delle elezioni, però la Corte Costituzionale ha già bocciato il Porcellum che dava un premio di maggioranza a chi la maggioranza non ce l'aveva, senza neanche fissare la soglia minima dei voti necessari da prendere. Per quale motivo dovrebbe appoggiare il vostro Italicum, visto che ha bocciato il Porcellum che faceva la stessa cosa?
Guardi, sinceramente il premio di maggioranza dell'Italicum è legittimo perché diversamente dal Porcellum è legato alla soglia del 40% dei voti. Dà un premio di maggioranza certo, predeterminato, limitato, ma sono i cittadini a scegliere qual è la lista che vince e quindi il governo e la maggioranza che dovrà per 5 anni governare il paese. Se questo non succede al primo turno, ci sarà un turno di ballottaggio per scegliere chi dovrà governare e il premio se lo aggiudica la lista che ha ottenuto più del 50%. È fondamentale per dare stabilità al paese, molto semplicemente. Sì, ma non so se mi capisce, al ballottaggio vanno a votare in pochi. E in ogni caso chi arriva primo rappresenta comunque quel 25% che aveva preso al primo turno, non è che potete truccare le carte, cioè quel 25-30% che non ha nessuna soglia minima. E voi vi chiamate Partito Democratico, non Partito Autoritario. Cosa c'è di democratico a dare la maggioranza della Camera a chi è una minoranza del Paese? Almeno chiamatelo premio di minoranza e fate più bella figura. Mi piace molto questo suo gioco di parole, di travaglio. Del resto sono abituata alle critiche durante question time. E comunque è inutile perché c'ho tutto qui. I gufi fanno così, cosa fanno? Strumentalizzano, si attaccano alle parole per frenare la nuova Italia che stiamo costruendo contro Grillo e Salvini che vogliono lasciare tutto così com'è per le poltrone. Ma vogliamo parlare del condannato Grillo che dice che la mafia non esiste? Perché non parliamo di Livorno, di Pizzarotti, di Quarto, di Bagheria? Mi scusi, parliamo di questo. Noi stiamo costruendo un'Italia più veloce, più semplice, fatta di meno parole e più azioni. Poi in tutta Europa c'è il premio di maggioranza per garantire la governabilità, molto semplicemente. Guardi, molto semplicemente non c'è quasi da nessuna parte il premio che ha in mente lei. Se le piace comunque glielo lascio credere. In tutta Europa comunque almeno i deputati se li eleggono uno per uno i cittadini direttamente. Invece nel Porcellum i deputati erano tutti nominati col trucco delle liste bloccate. La Corte ha bocciato il Porcellum, poi siete arrivati voi e cosa avete fatto? Nell'Italicum avete stabilito che i 2/3 dei deputati ve li nominate di nuovo voi con un altro trucco, quello dei capilista bloccati, e quindi ancora una volta avremo la maggioranza di parlamentari che non saranno eletti dai cittadini ma nominati. Bella democrazia, bel people have the power. Guardi, è inutile che l'opposizione continui a sostenere che noi non facciamo scegliere gli italiani perché pensiamo che siano disonesti e voterebbero dei ladri. È inutile che guardi, si continui con questo discorso. Guardi, io non ho parlato di ladri, anche se potrei parlarne a lungo. Guardi, direttore Travaglio, conosco, le ho già detto, questo trucchetto di interrompere perché me lo fanno anche domande durante il question time. E comunque è inutile perché c'ho tutto qui. Io non l'ho interrotta, lei non mi interrompa. Molto semplicemente, la gran parte dei deputati saranno scelti dai cittadini con le preferenze, solo pochi saranno capilista bloccati. Le faccio un esempio. In un comune molto piccolo di 500-600 mila persone, per forza deve essere qualcuno che è rappresentativo di quel territorio, che è apprezzato, conosciuto, stimato, altrimenti non lo votano. Nessuno di noi vota qualcuno di cui non si fida, molto semplicemente. Molto semplicemente, tanto quello che lei chiama il comune sarebbe il collegio, ma comunque il problema è che il capolista è scritto insieme al simbolo del partito, non è nella lista delle preferenze, non lo vota nessuno ed esce in automatico, anche se in quel collegio non c'è nemmeno una persona che se lo voterebbe quello lì. È così che ve li nominate, quindi a ogni collegio solo il primo partito riesce a piazzare, oltre al capolista bloccato, anche qualcuno eletto con le preferenze dai cittadini. Dal secondo partito in giù, gli altri partiti piazzano solo il capolista bloccato, che non è scelto, col risultato che alla fine i 2/3 dei deputati saranno nominati dai capi partito. Guardi, i capilista bloccati sono scelti dai capi partito. Di lei non ha la più pallida idea di quello che dice. Nel collegio maggioritario ogni partito candida il suo candidato e alla fine uno ne esce e tutti gli altri stanno a casa. Nel vostro collegio tutti i partiti presentano il capolista bloccato e tutti i partiti, se superano il 3%, piazzano il loro capolista bloccato. A casa non ci resta nessuno, il rischio è zero per questi signori, mentre nel maggioritario il rischio è altissimo e quindi nel maggioritario ogni partito deve candidare il meglio per evitare che un partito minore con un candidato migliore magari sopravanzi il suo. Non so se lei capisce la differenza, vedo che lei non ha neanche letto la legge che porta il suo nome.
Direttore Travaglio, lasci perdere queste simpatiche provocazioni. Ma non è una cosa... Ah, Maremma buhaiola maiala! Scusi? Dicevo che la legge l'ho scritta con Ala, il partito di Verdini, e ovviamente l'ho anche letta. Oh, ho i miei dubbi. Si vede che non l'ha capita se l'ha letta. Voltiamo pagina. Anche la riforma costituzionale porta il suo prestigioso nome, oltre a quello ancor più prestigioso di Denis Verdini. Ecco, mi spiega che bisogno c'era di cambiare la Costituzione con tutti i problemi che ha l'Italia. Cioè, perché voi che definivate la Costituzione la più bella del mondo, voi del PD, adesso ne cambiate un terzo? Strano. Guardi, io non ho mai detto queste parole. Comunque, si ricordi, perché mi sembra che non ce l'abbia molto a mente, che questo è il governo che ha nominato Cantone all'anticorruzione, commissariato il MOSE, fatto l'autoriciclaggio, il voto di scambio, il falso in bilancio, sì, messo pene più severe per l'anticorruzione. Mi sembra molto. Poi, per venire alla sua domanda, se mi posso permettere, la nostra Costituzione ormai è superata, almeno nella seconda parte. Quindi perché, diciamo, tutto questo lavoro, se vogliamo tutti questi scontri molto accesi in Parlamento, tra colleghi, sui giornali, no? Sulle riforme costituzionali. Ecco, perché? Per raggiungere, lo dico subito, un obiettivo fondamentale, un paese più semplice. E in che modo riusciremo ad avere un paese più semplice? Ecco, in che modo? Diciamolo ai cittadini. Ministra Boschi, illustriamo, diciamo, rispondiamo a questa domanda, Ministra Boschi. Lo dica con parole sue. Dica molto semplicemente. Molto semplicemente avremo un paese più semplice perché innanzitutto avremo un Senato più semplice. Infatti da 315 senatori di oggi ne avremo soltanto 100. Questo che cosa vuol dire? Un po' meno politici, ma non meno politica. Quindi un Senato che rappresenta i territori con consiglieri regionali e sindaci, un Senato diverso. È una riforma, oltretutto, che ci farà risparmiare 10 miliardi in 10 anni, a cui bisogna aggiungere la crescita del 6% del PIL grazie alla stabilità, ai tempi certi delle leggi e alla chiarezza su cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni. Senta, o lei vive nel paese delle meraviglie oppure lei sta dando i numeri. Intanto, a me risulta che il risparmio di questa riforma sarà 30-40 milioni all'anno, quanto costa mezzo F-35 e soprattutto quanto costa la sola benzina dell'Air Force Renzi, il Jumbo che il suo idolo si sta facendo costruire. Comunque, andiamo avanti. Non provo un filino, un tantinello di imbarazzo nel mettere le sue manine nella Costituzione fatta da un governo, la sua, mentre quella originaria è stata fatta da un'assemblea costituente eletta a suffragio universale apposta per riformare, anzi per scrivere la Costituzione, e non con una maggioranza raccattata qua e là e pure illegittima per via del Porcellum. Stiamo parlando della costituente dei De Gasperi, dei Terracini, dei Nenni, dei Parri, dei Benedetto Croce, dei Calamandrei. Ecco, mi dica, lei chi si sente, il nuovo Calamandrei? E Renzi chi è? Il nuovo De Gasperi? E Verdini è il nuovo Benedetto Croce? Così vi siete ripartiti i ruoli? Guardi, direttore Travaglio, so bene che fare il ministro a 34 anni può attirare invidia e maldicenze, ma non mi offendo, non mi offendo. Voglio venire alla sua domanda. Lei mi chiede se sono in imbarazzo. Sì. Sinceramente no. Io sono molto cara anche per ragioni territoriali, di studio, di provenienza a Calamandrei. Molto cara a Calamandrei. Molto cara, sì. Tanto cara. Carissima. Però Calamandrei non viene da Arezzo, lei viene da Arezzo come Licio Gelli. Lei è anche molto cara a Licio Gelli? Un po' meno, ma non ne farei una questione geografica, insomma. E, comunque, lei continua a interrompermi, ci sono abituata e comunque... c'ho tutto qui. Allora, già nell'assemblea costituente Calamandrei ricordò come il vero rischio della democrazia è quello di governi che non sono in grado di decidere, e molto sinceramente dobbiamo ricordare che la seconda sottocommissione Terracini si interrogò se il governo potesse presentare iniziative di riforme costituzionali e votò in senso favorevole. Ma senza arrivare adesso alla sottocommissione Terracini, ecco, la possiamo citare un articolo del 65 di Jemolo, che dice che la Costituzione sarebbe stata migliore se fosse stata d'iniziativa governativa. E lei è Jemolo?
Eravate così. Io non l'ho interrotta, lei non mi interrompa. Quindi le posizioni sul campo possono essere diverse, come vediamo io rispetto le opinioni di tutti sempre, ma il governo, che le piaccia o no, è legittimato, lo poteva fare e ha scelto di farlo. Comunque noi non cambiamo il sistema parlamentare, molto semplicemente. No, voi lo cambiate, altro che se lo cambiate, non si vede perché. Tanto nei sondaggi solo il 4% degli italiani dicono che è una priorità la sua riforma. Saranno strani, ma così la pensano. Io non ho mai sentito, del resto per strada, possiamo chiedere anche al pubblico, gente che mi inseguisse dicendo: Travaglio, ma quando è che la cambiano sta maledetta Costituzione? Mai capitato, si vede che lei è assediata da fan entusiasti che le urlano: cambiaci la Costituzione, non se ne può più di questa Costituzione. Ma dove li incontra questi? Dove li trova? Guardi, come ha detto Matteo, signori miei, non per cattiveria, ma chi dice avete fatto troppo veloci, rispondo, questa riforma è attesa da 70 anni, la nostra era la prima riforma costituzionale della storia repubblicana e gli italiani l'aspettano da 70 anni. Grazie Matteo. Allora, non vorrei deludere né lei né Matteo. Ma intanto questa non è la prima riforma costituzionale, perché in questi 68 anni la Costituzione ha visto cambiare ben 43 dei suoi articoli, quindi voi arrivate buoni ultimi. In secondo luogo, 70 anni fa è impossibile che gli italiani volessero la riforma della Costituzione, perché la Costituzione non era ancora stata né scritta né pensata, in quanto la Costituente è stata eletta 70 anni fa e ha prodotto la Costituzione 2 anni dopo, a meno che gli italiani non fossero così matti da voler cambiare la Costituzione che ancora non avevano letto. Escluderei. Io direi che sono dettagli, arrotondiamo per eccesso, direttore Travaglio, non faccia il sofistico. Certo, ci sono molte situazioni da affrontare in questo paese, ma mi faccia spiegare perché stiamo dando priorità alla riforma. Il presidente Napolitano, visto che l'esperienza del governo Letta sulle riforme costituzionali si era interrotta... L'avete interrotta voi, se era per Letta continuava tranquillo e beato fino alla fine della legislatura. Siamo stati bravi, cosa vuole che le dica? Comunque, il presidente Napolitano, nel dare l'incarico a Renzi, chiese di formare un governo che avesse come oggetto della propria attività le riprese delle riforme costituzionali e della legge elettorale. Questo è stato il mandato perlustrativo per formare un governo. Che non era il mandato? Perlustrativo, molto semplicemente. Il governo Renzi, di cui io faccio parte, si è presentato alla Camera e al Senato e ha annunciato il programma di governo, e non lo devo dire a lei che Matteo andò in Senato e disse: Oddio. Signori miei, spero di essere l'ultimo presidente del Consiglio a dover chiedere la fiducia al Senato. Grazie Matteo. Quindi abbiamo rispettato tutti i passaggi istituzionali. Scusi, dove l'ha letto nella Costituzione che il Presidente della Repubblica detta e impone il programma al governo? No, io la scuso, ma non so se il Presidente Napolitano la potrà mai scusare. Non fu lei in fondo a chiamarlo qualche tempo fa, Re Giorgio? Guardi, quando lo chiamavamo Re Giorgio, secondo me godeva come un riccio. Dovremmo chiederlo a lui, non lo so. Comunque l'importante è che solo la Camera voterà la fiducia al governo. Così avremo più governabilità, molto semplicemente. Molto semplicemente le devo dare un'altra grossa delusione. Voi credete di aver inventato tutto voi, naturalmente, ma la fiducia data solo dalla Camera e non dal Senato l'aveva già prevista Carlo Alberto nello Statuto Albertino nel lontano 1848, eppure il Senato non eletto ma nominato dal re. Domanda: a cosa serve questo nuovo benedetto Senato fatto di 100 sindaci e consiglieri regionali nominati da voi stessi, che vanno a fine settimana a Roma a fare il dopolavoro gratis? Sempre molto pungente. E così la vostra riforma è questa, cosa ne può? Ah, fatti inculare da Casa Pound, fatti inculare! Diceva, scusi? Dicevo, se deve burlare, lo faccia a casa sua, ma battute a parte, lei mi tocca nel vivo. Il Senato avrà
molto semplicemente competenze ridotte rispetto ad oggi. Superare il bicameralismo perfetto vuol dire proprio questo: non avremo più due camere che fanno le stesse identiche cose. Pensi che grande semplificazione, che grande cambiamento, riuscire a dare delle risposte ai bisogni dei cittadini, delle imprese, alle esigenze nuove dei tempi che cambiano così velocemente, senza aspettare mesi, a volte anni prima dell'approvazione di una legge, no? Avremo poi più autonomie locali, perché consiglieri e sindaci che fanno i senatori rappresenteranno i territori, molto semplicemente. Guardi, io spero che lei l'abbia letta tutta la riforma che dice di avere scritto e si sia resa conto che queste famose autonomie locali che lei sbandiera poi le radete al suolo con la riforma, riaccentrando tutti i poteri al governo di Roma come negli stati ottocentesti, altro che modernità. Ovviamente non sono d'accordo con lei, ma quello che fa, perché avremo molto semplicemente più semplicità sui territori. E perché avremo più semplicità? Già, perché avremo? Diciamolo, perché avremo più semplicità, ministro? Ministra Voschi, ce lo dica con parole sue, ce lo dica semplicemente. Molto semplicemente avremo più semplicità perché avremo regioni più responsabili e più controllate, perché ovviamente toglieremo qualche potere alle regioni, che però forse in questi anni ne hanno avuti anche troppi, e quindi porteremo di nuovo in capo allo Stato un po' dei poteri che erano alle regioni, tutto lì. Tutto lì un po' qualche, sembra di stare dal macellaio, no? Dice, che faccio, lascio? Ma sì, facciamo buon peso, un tanto al chilo. Intanto, quelle a statuto speciale, che sono le più spendaccione, le più sprecone, voi non solo non le tagliate, ma gli aumentate addirittura i poteri. Le dice niente il fatto che non c'è un solo paese al mondo che abbia fatto un modello come quello che ha fatto lei e nessun costituzionalista o leader grande del passato abbia mai proposto un pasticcio come quello che adesso ha fatto lei? Guardi, il pasticcio forse lo faccio a casa mia con i funghi e gli spinaci, dritto e travaglio. Ma vedi che quando ci si mette è pungente e spiritosa anche lei, ministra, eh? Ah, fatti fottere da Zagrebeschi, fatti fottere da Gustavo! Sì? Diceva? Dicevo che da tempo pregustavo questa abolizione del Senato, come già negli anni 70 e 80 i vari Berlinguer, Iotti, Rodotà, Ingrao volevano, chiedevano, reclamavano, esigevano. Vigevano anche. No, direttore Travaglio, Vigevano è una città, non un verbo imperfetto. Sono laureata in giurisprudenza e ho anche fatto la Madonna nel presepe vivente di Laterina Arezzo. Parbleu, però lasci riposare Berlinguer e gli altri che ogni volta che li nomina si rotolano nella tomba, ci sono spostamenti d'aria nei cimiteri ormai impressionanti. E quelli poi erano dei monocameralisti perché erano per abolirlo il Senato. Voi non lo abolite il Senato, quindi lasciateli riposare in pace. A proposito, perché non l'avete abolito il Senato? Almeno avremmo risparmiato non i 10 miliardi che si inventa lei, ma mezzo miliardo abbondante all'anno, sì, che sono poi 2,5 miliardi per ogni legislatura, mica bruscolini, altro che i vostri miseri 30 milioni di risparmio annuo. Mi scusi, ma è diventato sordo? Abbiamo mantenuto e riformato il Senato per rappresentare le autonomie locali. Comunque, l'importante è che il bicameralismo perfetto viene abolito. Per anni abbiamo assistito ad un ping pong istituzionale dove le leggi rimbalzavano dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato, dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato. No, monadonna. Esatto, no. Le pari opportunità. E in tanti tempi si allungavano a dismisura, a volte saltava l'approvazione della legge. Ci vogliamo rendere conto? Ora invece la funzione legislativa diventa prerogativa della sola Camera e tutto questo renderà più veloce l'approvazione delle leggi, molto semplicemente. È provato, lei non conosce la sua riforma. Il ping pong continuerà tra Camera e Senato esattamente come adesso, solo che sarà molto più complicato di adesso, ma questo lo vedremo dopo. Però Renzi all'inizio, quando era ancora ragionevole, aveva promesso ben altra riforma, aveva detto: dimezzeremo il numero e lo stipendio dei parlamentari, di tutti i parlamentari, che sono 315 senatori, 630 deputati, totale 945 parlamentari. Dimezzarli vuol dire portarli a 470 più o meno?
dimezzandogli poi gli emolumenti significa veramente fare un grande risparmio. Invece voi togliete soltanto 215 senatori e così avremo un Parlamento di 730, che non sono la metà di 945, sono i 4/5. Se la matematica sempre non è un'opinione, naturalmente. Guardi, non sia capzioso, direttore Travaglio. La nostra riforma taglia i posti e i costi della casta. 220 senatori in meno che non percepiranno nessuna indennità, quindi lavoreranno gratis praticamente. Ma pensi alla passione, alla dedizione che metteranno nel loro operato. Pensi quanto vale il loro operato se li mandate a Roma a fare i senatori senza pagarli, che poi tanto sono pagati in quanto sindaci, in quanto consiglieri regionali, e poi io li voglio vedere spostarsi dalla loro città a Roma tutti i fine settimana e non chiedere il rimborso viaggio, il rimborso trasferta, il rimborso pernottamento, stiratura, lavatura, segretarie, consulenti, portaborse. Vedrai il conto che li presentano, si mangeranno anche quei 30 milioncini di risparmio, creda a me. No, guardi, è stato stabilito un tetto agli stipendi dei presidenti e consiglieri regionali, sono stati aboliti i rimborsi e i trasferimenti monetari pubblici ai gruppi politici regionali. Questo garantisce un'Italia più veloce e più stabile, e io oltretutto lo definirei proprio un bel taglio che rende più semplice, più efficiente e molto meno costosa la macchina della politica, molto semplicemente, direttore. Guardi, la storia dei risparmi è veramente meglio che se la dimentichi, perché non esiste. Domanda: ma perché ben 10 ex presidenti della Corte Costituzionale dicono che bisogna votare no e non ne avete trovato nemmeno uno che dica di votare sì? Guardi, si sa bene che chi dice no vuole conservare le poltrone. Ma se sono tutti Salvini pensione, e Di Maio sì, vogliono tenere tutto così com'è perché gli fa comodo. Ma quale? Ma vogliamo parlare del condannato Grillo che dice che la mafia non esiste? Aiutami. Perché non parliamo di Livorno, di Pizzarotti, di Quarto e di Bagheria? No? Ecco. Questi famosi professoroni, soloni, giornalistoni, o come direbbe Matteo. Ecco, oddio mio. Signori miei, gufi, rosiconi, archeologi travestiti da costituzionalisti che difendono perso il segno, questa è una svolta, perché che difendono il codice di Hammurabi. Grazie Matteo. E dunque, io trovo allucinante parlare di svolta autoritaria, e lo voglio ribadire anche in questa sede, per me è allucinante. Poi ci sono altri 56 costituzionalisti che hanno firmato un documento molto critico per il no alle riforme, ma nella premessa scrivono nero su bianco che non temono per la democrazia, che la loro preoccupazione non è un sistema autoritario, sono altri i punti che mettono in discussione, molto sinceramente. Sì, è vero, dicono molto sinceramente che la sua riforma fa schifo, anche se non è autoritaria. Deve essere una bella soddisfazione per lei, tra l'altro, raccogliere questa unanimità di dissensi. Ma non poteva, già che c'era, copiare un modello di Senato a caso, preso per il mondo, non so, tipo quello degli Stati Uniti, dove i senatori sono eletti uno per uno dai cittadini direttamente? Lei non è informato, forse questo mi sorprende parecchio. Lo so. Guardi che la nostra riforma segue il modello tedesco, e comunque in tutta Europa c'è un Senato delle regioni non eretto direttamente dal popolo, ma con un'elezione di secondo grado. Non è così, ma se le piace glielo lascio credere. Mi dica piuttosto una cosa, che senso ha dare l'immunità parlamentare a dei senatori che non sono più eletti, perché vengono eletti per fare i consiglieri regionali e i sindaci e quindi non hanno diritto ad alcun privilegio? Visto che i senatori non saranno pagati, l'unico vantaggio che avranno a venire a Roma a fare i senatori sarà proprio l'immunità, il che li selezionerà alla fonte. Chi è che aspirerà a diventare senatore? Quelli che ne hanno bisogno dell'immunità, gli inquisiti, gli imputati, i condannati, oppure quelli che non sono stati ancora presi ma temono di esserlo proprio, e pensi che fortuna, appena diventano senatori, zac, non li si può più né arrestare né intercettare né perquisire, c'era la corsa proprio, lo faccio io il senatore, no, fallo fare a me, se no mi arrestano. Pensi che meravigliosa scena in quei consigli regionali al momento della loro elezione. Guardi, direttore Travaglio, lei mi insegna che l'immunità coprirà i senatori solo per quello che faranno in Senato e non come consiglieri regionali o sindaci,
Molto semplicemente. Guardi, molto semplicemente io le insegno che è impossibile dare l'immunità dalla cintola in su e non dalla cintola in giù. Uno o è immune o non è immune. Come fate a suddividere? Se un sindaco o un consigliere fa una rapina in banca, è un reato senatoriale o è un reato comunale o regionale? Dipende da dove la fanno? Se la fanno a Roma è senatoriale, se la fanno nella loro città è comunale o regionale? E se la fanno a metà strada? E se un sindaco si fa portare le tangenti nel suo ufficio al Senato? È immune o non è immune? Ma lei si rende conto che queste cazzate le avete scritte dentro la Costituzione? Sembra una barzelletta, sembra uno scherzo. I senatori non più eletti e per giunta immuni. E poi cantate People have the power, Casta have the power, dovreste cantare se aveste un po' di spirito. Ah, sì, noi siamo la casta e tu non conti un cazzo. Pardon? Dicevo, basta, non mettiamo tutto nel mazzo. Noi l'abbiamo scritto esplicitamente. I senatori saranno eletti dai consiglieri regionali, ma in conformità con le indicazioni degli elettori, che restano protagonisti della scelta dei senatori, molto semplicemente. Guardi, è bene che il nostro pubblico lo sappia. Voi nella Costituzione siete riusciti a fare anche questo. Nello stesso articolo avete scritto che i senatori sono nominati dai consigli regionali e che sono eletti dai cittadini. Come farete a fare la legge elettorale per mettere insieme l'elezione e la nomina nello stesso? Poi mentite dentro la Costituzione, raccontate palle nella Costituzione, si rende conto? Le dico che saranno eletti dai consigli regionali, ma in conformità con le indicazioni degli elettori, e rappresenteranno le varie regioni soprattutto in proporzione alla loro popolazione. Ma quale proporzione? L'ha letta la legge? Di nuovo? Si è accorta che il Trentino Alto Adige avrà due sindaci senatori e la Lombardia, che è grossa 10 volte tanto, avrà un sindaco senatore? Le sembra in proporzione alla popolazione che le regioni piccole abbiano il doppio dei senatori sindaci di quelle grandi? Ma voi siete matti. Vabbè, guardi, lasciamo perdere che c'è da mettersi a piangere. Mi parli di un argomento a piacere per il sindaco. Guardi, direttore Travaglio, argomento a piacere, non siamo a scuola. Allora, questo è il governo che ha nominato Cantone all'autocorruzione, commissariato il Mose, fatto l'autoriciclaggio, il voto di scambio, il falso in bilancio, messo pene più severe per l'anticorruzione. E comunque, per avere un paese sempre più semplice, finalmente aboliremo le province. Hashtag basta o sì, molto semplicemente. Guardi che ve la siete già venduta 2 o 3 volte questa delle province. Nel 2014 avete fatto la legge che aboliva le province, che poi non le aboliva, gli cambiava il nome, aboliva le elezioni per le province. Infatti adesso i consigli provinciali, o come diavolo si chiamano, li nominano direttamente i consigli comunali, cioè sempre voi praticamente. Le province non attaccano, ministro, guardi, se ne inventi un'altra che è meglio. Non invento niente, forse lei non sa neanche questo, che c'è anche l'abolizione del CNEL. Addirittura mi voglio rovinare. Tutto questo che cosa significa? Un paese che funziona meglio, che è più efficace. Noi siamo il cambiamento di cui l'Italia ha bisogno. Hashtag basta un sì, molto semplicemente. Ecco, hashtag, voi per cancellare il CNEL e far finta di cancellare le province smantellate 47 articoli della Carta Costituzionale, un terzo della Costituzione. Parliamo di cose serie, ministro. Chi sostiene il no dice che voi state creando un mostro, un premier assoluto, onnipotente, senza controlli, senza contrappesi, cioè il leader del primo partito, che poi è minoranza nel paese, si pappa la maggioranza della Camera e diventa padrone del Parlamento, padrone del governo, padrone del Presidente della Repubblica che si nomina a piacere, padrone della Costituzione che cambia a suo piacimento, padrone addirittura di pezzi della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura che nomina a suo piacere, e in più delle autorità cosiddette indipendenti e della RAI, che è praticamente cosa sua. Già che c'eravate, potevate dargli pure lo ius prime noctis e il risultato era completo. Lo so, guardi, si dice spesso che in questa riforma vengono eliminate le garanzie. Si dice. Sinceramente, dobbiamo essere più specifici su quali sono i pesi e i contrappesi della nostra Costituzione. Il Senato non può essere considerato un contrappeso, non è il suo ruolo. Come no? Quindi superare il bicameralismo perfetto non vuol dire eliminare un contrappeso, ma quali sono i pesi e i contrappesi? Ecco, quali sono? Diciamo.
quali sono i pesi e i contrappesi, ministro? Diciamolo, illustriamoli. Con parole sue, semplicemente. Molto semplicemente, i pesi e i contrappesi non sono un secondo ramo del Parlamento, bensì Corte Costituzionale, Presidente della Repubblica. Ah, ci rilasciate quelli? Certo, questi poteri restano intatti e restano intatti anche i quorum alti per eleggere il Presidente, che resta ovviamente organo di garanzia. Garanzia per voi, visto che ve lo nominate come vi pare. Non mi faccia perdere il filo, tanto c'ho tutto qui. E altro contrappeso, l'indipendenza della magistratura, che non viene messa in discussione perché noi non tocchiamo questa parte. Non li abolite i magistrati? No, altro elemento di peso e contrappeso. Di peso e di contrappeso contemporaneamente. Esatto. Il referendum abrogativo, perché non tutti i paesi ce l'hanno, noi sì. Guardi che ce l'avevamo già prima che arrivaste voi, non è che l'avete inventato. Certo, ma è un contrappeso se vogliamo, perché i cittadini direttamente possono abrogare le leggi. Ma va? Certo, si raccolgono le firme, non in tutte le materie, per carità, ma c'è un referendum abrogativo. E c'è un sistema di libertà di stampa e di informazione, e non lo devo dire a lei, direttore Travaglio, che garantisce, collabora a garantire la democrazia. Un po' alla RAI, per esempio. Quindi questa riforma non diminuisce, ma anzi aumenta le garanzie, i controlli e i contrappesi, molto semplicemente. Ecco, people have the power, siete talmente people have the power che per il referendum, in cambio di un modico abbassamento del quorum, alzate il numero di firme necessarie da 500.000 a 800.000, così sarà sempre più difficile raccoglierle, e per le leggi di iniziativa popolare le triplicate da 50.000 a 150.000. Casta have the power, Renzi have the power, glielo suggerisco. Non sono d'accordo con lei, ovviamente. Con la nostra riforma invece si darà più potere ai cittadini, che potranno incidere sul processo legislativo, perché aumenterà la partecipazione democratica. E ci sarà più spazio soprattutto per le iniziative e le leggi di iniziativa popolare soprattutto. E perché ci sarà più spazio? Perché, ministro? Sei incantata di voi. C'è un medico in sala, ministra. Perché? Ce lo dica con parole sue. Ce lo dica semplicemente. Molto semplicemente, ci sarà più spazio perché oltre ai referendum abrogativi verranno introdotti quelli propositivi e di indirizzo. Basta. Basta. Con le leggi di iniziativa popolare lasciate da muffire nei cassetti, raccogliendo soltanto 150.000 firme, il triplo di adesso, nei dettagli, non stia sottilizzando, però torniamo per eccesso, i cittadini potranno presentare proposte di legge e il Parlamento sarà obbligato ad esaminarle in tempi certi, molto semplicemente. Tempi certi un paio di palle, perché dovete ancora fare la legge che istituisce i referendum propositivi e che obbliga il Parlamento a esaminare le leggi di iniziativa popolare, una legge che nessuno sa se la farete, come la farete e quando la farete. Se mi posso permettere, anche mio nonno, se aveva tre palle, era un flipper. Questo però lo dovrei dire io, perché se li mettete voi, comunque non capisce, lasciamo perdere. Perché piuttosto non avete chiesto a qualcuno che ci capisse nel momento in cui scrivevate la riforma? O magari non avete ascoltato le proposte di riforma alternative che vi venivano da grandi costituzionalisti, anche da giornali, per cambiare possibilmente la Costituzione in meglio e non in peggio? Guardi, chi dice no a questo cambiamento vuole conservare la carta così com'è, tant'è che non ha mai avanzato proposte alternative. Assolutamente sì, Zagrebeschi, Rodotà, persino noi del Fatto Quotidiano le abbiamo avanzate, solo che lei non le ha lette, o se le ha lette non le ha capite. Noi lavoriamo anche fine settimana per cambiare il paese. Riposatevi, non di più. C'è tempo, è tardi. Signori miei, a chi ci attacca accusandoci di tradire i principi stabiliti dai padri costituenti, rispondiamo che stiamo correggendo un punto su cui non riuscirono a mettersi d'accordo e fecero una norma transitoria dicendo: così non va bene. Il bicameralismo paritario non è quello che volevano coloro che scrissero la Costituzione, la volevano cambiare anche loro. Grazie Matteo. Quindi, ricapitolando, i padri costituenti hanno lavorato 2 anni, dal 46 al 47, hanno votato quasi all'unanimità, tranne i fascisti, la Costituzione. Poi si sono battuti una mano sul capo e hanno detto: cazzo, ma non era quella che volevamo noi?
e hanno lasciato una norma transitoria con scritto così non va bene. Così non va bene, che però non si è mai trovata in questi 68 anni. Deve averla trovata Renzi con l'aiuto di archeologi, non so dove, a Qumran, insieme ai rotoli del Vangelo al Mar Morto, non so. E ce l'ha per caso questo pizzino con scritto così non va bene, firmato dai padri costituenti, che così magari lo facciamo vedere anche stasera? Molto sinceramente no, purtroppo no, ma se Matteo Renzi dice che esiste posso sicuramente reperirla. Ecco, magari la metta sul web quando la trova, così la vediamo tutti. Certamente la metterò sul mio account Twitter, @meb, #bastaunsì, molto semplicemente. Siamo a cavallo, allora. Senta, comunque avete preferito riscrivere la riforma costituzionale con Berlusconi, con Calderoli, prima che cambiassero idea, con Verdini, che purtroppo non ha cambiato idea, invece di cambiarla con gli zagrebeschi, i Rodotà e gli esperti. Questo rimarrà nei secoli. Ah, guardi, noi abbiamo una grande capacità di mettere d'accordo tutti contro il governo. Il fronte del no è un'armata Brancaleone. Nei comitati del no troveremo accanto Grillo e Zagrebeschi, Berlusconi e Salvini, Brunetta e Vendola, Casa Pound e Lampi, e anche lei, direttore Travaglio. A parte che lei sta nel sì insieme a Verdini, Alfano, Schifani, Formigoni e Moccia e tanta altra bella gente. Pensi che trionfo, cioè lei è riuscita a convincere Casa Pound a difendere la Costituzione. Pensi quanto fa schifo la sua riforma, persino i nazisti quando la leggono vomitano e dicono qui bisogna che ci mettiamo coi partigiani a difendere la Costituzione. Sono belle soddisfazioni, per lei, devo dire, raccoglie una soddisfazione migliore dell'altra, poveretta. Ma fatti trombare da Rodotà, fatti trombare! Mi dice, scusi? Dicevo che questa è la pura verità e sarà divertente discutere nelle piazze contro questa armata Brancaleone, parlare ai cittadini italiani delle riforme. Io sono molto molto ottimista sul referendum perché gli italiani hanno la capacità di scegliere e di decidere. #bastaunsì, molto semplicemente. Dai, l'ultima forzatura è che prima vi siete appropriati del referendum costituzionale come fosse una roba del governo, mentre per la nostra Costituzione appartiene alle opposizioni per cancellare o combattere una riforma che non soddisfa tutti, e poi lo avete personalizzato addirittura, l'avete trasformato in un plebiscito pro o contro Renzi, mi pare corretto? No, ma noi non l'abbiamo personalizzato, sono gli altri che personalizzano. Parlano sempre del governo e di Matteo, cioè di Renzi. Ma allora, vogliamo parlare del condannato Grillo che dice che la mafia non esiste? Perché non parliamo di Livorno, di Pizzarotti, di Quarto? Bagheria, ha dimenticato Bagheria. Ah, bravo, grazie, di Bagheria. Parliamo di Bagheria, che c'entra questo? Allora, già che ci siamo, parliamo di tabelline. Facciamo il gioco delle tabelline, vale tutto. Spiritoso e pungente come sempre, direttore Travaglio. Di 3 minuti. Fatti inchiappettare da Salvini, fatti inchiappettare. Sì? Dicevo che l'ultima parola spetta ai cittadini, perciò questo governo, per questo motivo, ha voluto fare il referendum. Lei non è informata, guardi, non è il governo che ha voluto fare il referendum. È un obbligo costituzionale quando una riforma costituzionale non ottiene i 2/3 almeno del Parlamento. Non è un vostro regalo al popolo. È un obbligo che avete subito perché non avevate i numeri. Direttore Travaglio, io la interrompo perché lei, mi scusi, ma è anche un po' prolisso. Noi l'abbiamo sempre detto fin dal primo giorno che a prescindere dai numeri in aula avremo sottoposto al referendum queste riforme, perché quando cambi 40 articoli della Costituzione, 47, prego, dettagli, arrotondiamo per difetto, non puoi non coinvolgere i cittadini. Matteo, il Presidente del Consiglio, e io stessa avevamo detto che avremmo rinunciato ai 2/3 anche quando potevamo raggiungerli in Parlamento con Lega e Forza Italia. Proprio per niente, guardi, quando Forza Italia e la Lega stavano con voi si è votato una volta in Senato e il massimo che avete preso è il 58%. I 2/3, spero che lei lo sappia, sono il 66,8%, non il 58%, quindi voi non avete mai avuto i numeri per rinunciare concederci il referendum oppure togliercelo. Voi continuate a vendervi la fontana di Trevi come Totò, che però non la possedeva.
Continui a interrompere, tanto io ci sono abituata sono durante il question time, intanto io ho tutto qui, quindi è inutile che interrompe. Comunque, ora che abbiamo coinvolto i cittadini e decidiamo tutti insieme, dovreste mettervi d'accordo, perché avete iniziato a dire, ma voi volete fare un plebiscito, ma voi la buttate sul personale. Noi non la buttiamo sul personale, è sempre stato un voto sulle riforme, sull'Italia che disegniamo insieme, abbiamo solo detto che è un atto di serietà dire che se per caso dovesse andare male, e io non credo, non faremo finta di nulla come tutti quelli che ci hanno preceduto. Molto semplicemente, tutto lì. Tutto lì. Senta, siamo in chiusura. Le direi, faccia un ultimo appello per il sì. Forza. Signori, l'impianto della riforma funziona. Fa fare passi avanti al paese e se la respingessimo in nome della riforma perfetta aspetteremmo altri 20 anni. Molto sinceramente, se avessi potuto decidere da sola alcune cose le avrei scritte diversamente, quindi non so immaginare, non è, come quindi non è proprio esattamente la riforma perfetta, ma è meglio di niente, dunque va approvata e basta. E se passa il no avremo 2 leggi elettorali per le 2 camere, inciuci obbligatori e ingovernabilità totale. È arrivato il tempo in cui si misurino 2 idee d'Italia. La nostra è un paese che ha voglia di correre perché non si accontenta più di camminare. La vostra Italia è quella che cerca di restare così com'è e di ancorarci al passato. Con il nostro sì riusciremo a dire che è arrivato il momento di un'Italia più forte, semplice e giusta. È il momento dell'Italia che dice sì. Hashtag basta un sì, molto semplicemente. Hashtag. Ma poi cosa vuol dire è meglio che niente? Guardi che se non passa la vostra riforma non è che rimaniamo con niente in mano, rimaniamo con la Costituzione del 48 che le assicuro non è niente male. No. Vista la vostra. No. Poi. Come ha detto il presidente Napolitano, questa è l'ultima spiaggia. Perché? Cosa ha detto il presidente Napolitano? E cosa ha detto? Sei di nuovo incantata. Ministra Boschi, che ha detto il presidente Napolitano? Ce lo dica? Diciamolo. Con parole sue magari, semplicemente? Molto semplicemente il presidente Napolitano ha detto che se vince il no non si farà mai più alcuna riforma costituzionale. E come ha detto Matteo? Oh. Signori miei! Se vince il no, l'Europa non ci filerà più. Adesso invece vi fila un casino. Signori miei, se vince il no, l'Italia sarà ingovernabile, sarà la palude, sarà il paradiso terrestre degli inciuci. Tipo quelli che fate voi con Verdini e tutti gli altri? Quelli? Quegli inciuci sta parlando? O di quali? No, non ne sapete. In questo mondo di ladri. Ho dimenticato il telefono acceso, scusate. Chi è? Era il mio babbo. Ah, l'avevo intuito. Che voleva? Allora, è stata una gioia essere qui con voi. Se volete posso anche tornare, ma ora devo proprio lasciarvi una mezz'oretta perché appunto mi ha chiamato il mio babbo per un'importantissima conference call a Banca Etruria. Devo tenere una lectio magistralis. Una lectio magistralis? Di cosa si parlerà di bello? Del conflitto di interessi tra banca e politica. Beh, mi pare un ottimo tema, allora ci vediamo più tardi. Di Maio, direi. No, direttore Travaglio, per favore non mi parli di Di Maio. Arrivederci. Di Maio.